È gatto o gatto? Io preferisco chiamarlo gatto. Ciao! Oggi facciamo il gatto o il gatto, come dice mamma. Io dico gatto, come dice mamma, così mi riporta un po' all'infanzia, quando ero piccolo. La patata ce l'ho già bollita e schiacciata. Ci metto del salame, del cotto, del fior di latte, del grana, uova, olio, un po' di latte se serve, pan grattato, sale e pepe. Facciamo sto gattò. Cominciamo a tagliare a dadini il prosciutto cotto e pure il salame, lo tagliamo a dadini, mi raccomando il salame, guardate sto salame quanto è bello, piacentino dopo. E dopo aver tagliato a dadini cotto salame e mozzarella, abbiamo già qua il composto con le uova già pepate e salate, e mo ci dobbiamo sporcare le mani. Primo impasto fatto. Dopo averlo assaggiato ci ho messo un altro pizzico di pepe, ci metterò un goccino di latte perché è un po' dura la patata, e i dadini di cotto salame e mozzarella, e ci risporchiamo un'altra volta le mani. L'impasto è fatto, ci ho messo pure un po' di grana, e adesso andiamo a ungere la teglia. Andiamo ad ungerla con un po' di burro. La teglia è bella unta di burro, ci mettiamo il pan grattato e la andiamo a scuotere, così da far attaccare il pan grattato su tutta la superficie. Pan grattato messo su tutta la superficie, e adesso ci andiamo a risporcare le mani e lo mettiamo nella teglia. L'impasto in teglia lo andiamo a coprire col pan grattato, così da fare una bella crosticina. Ci metterò pure un po' di grana. E un filino d'olio. E mo yam l'anfurna. Ed eccolo qua, in forno, statico, 180 gradi, una mezz'oretta. Gatto cotto. Croccante. Eccolo qua. Gatto. Eccolo qua. Piace? Vado ad assaggiare.